Sì, prova, sì. Prova. Signore e signori, benvenuti intanto a Recanati per questa seconda parte della manifestazione legata alla premiazione dei vincitori del concorso letterario nazionale, decima edizione, Raccontare scrivendo. Momento difficile, siamo stati costretti naturalmente a ripiegare per un numero contingentato, abbiamo divisi i ragazzi, non siamo potuti andare al teatro dove negli anni scorsi eravamo abituati a ospitare più di 450 persone, intere anche classi, però ci dobbiamo accontentare. Credo sia già un successo essere arrivati qui, poterci vedere, poter premiare voi, perché rappresenta per noi organizzatori della Casetta degli Artisti Recanati il momento più significativo. Se non ci fosse stato questo, il concorso che ci stiamo trascinando ormai da 10 mesi non avrebbe avuto alcun senso. Prima di procedere con gli interventi però vorrei approfittare della presenza di un ospite che poi sarà impegnato in uno dei suoi tanti tour turistici e invito quindi l'amico di tutti noi, il vostro amico, colui che vi ha ispirato anche nei lavori che avete realizzato. Siete Recanati? A Recanati non poteva mancare naturalmente Giacomo Leopardi. Antica, passero solitario alla campagna cantando vai finché non more il giorno, ed erra l'armonia per questa valle. Primavera d'intorno brilla nell'aria e per li campi esulta, sì che a mirarla intenerisce il core. Odi greggi belar, muggire armenti, gli altri augelli contenti a gara insieme per lo libero ciel fan mille giri. Pur festeggiando il loro tempo migliore, tu, pensoso in disparte, il tutto miri. Non compagni, non voli, non ti calda allegria. Schivi gli spassi, canti e così trapassi dell'anno e di tua vita il più bel fiore. Oimè, quanto somiglia al tuo costume il mio, sollazzo e riso della novella età, dolce famiglia. E te, Germán di giovinezza, amore, sospiro acerbo dei provetti giorni, non curo, io non so come, anzi da loro quasi fuggo lontano, quasi romito, estrano al mio loco natio, passo del viver mio la primavera. Questo giorno comai cede alla sera, festeggiarsi costuma al nostro borgo. Odi per lo sereno un suon di squilla, odi spesso un tonar di ferre canne che rimbomba lontan di villa in villa. Tutta vestita a festa la gioventù del loco lascia le case e per le vie si spande e mira ed è mirata e in corsa allegra. Io, solitario, in questa rimota parte alla compagna uscendo, ogni diletto e gioco indugio in altro tempo. E intanto il guardo steso nell'aria aprica mi fere il sol che tra lontani monti dopo il giorno sereno cadendosi dilegua e par che dica che la beata gioventù vien meno. Tu, solingo Agellin, venuto a sera del viver che daranno a te le stelle, certo del tuo costume non ti dorrai, che di natura è frutto ogni vostra vaghezza. A me, se di vecchiezza la detestata soglia è vital non impetro, quando muti questi occhi e l'altrui core, e lor fia vuoto il mondo, e il di futuro del di presente più noioso e tetro, che parrà di tal voglia? Che di questi anni miei? Che di me stesso? Ahi, pentirommi, e spesso, ma sconsolato, volgerommi indietro. Bravissimo Paolo Magagnini,
un Giacomo giovane, ve lo dicevo, perché i suoi 222 anni non li dimostra affatto, e poi soprattutto una persona disponibilissima, da una grande passione, credo, per il teatro, nata anche la passione per la recitazione dei versi leopardiani, e la poetica leopardiana è quella a cui abbiamo sempre puntato per divulgarla sempre più tra le scuole d'Italia e nel mondo. Paolo oggi è un attore, si diverte anche ad accompagnare i turisti nei tour che organizza di solito nell'area leopardiana e nelle parti più significative della città, quindi cosa si prova appunto ritrovandosi sul colle nelle stanze di Giacomo che sono state aperte di recente? È un'emozione grandissima ovviamente, e ogni giorno è sempre la stessa emozione, lo portiamo avanti questa iniziativa da più di 3 anni, ma l'emozione è sempre la stessa, anzi ancora maggiore. Giacomo o Monaldo, cosa ti piace di più? Giacomo, ovviamente Giacomo. E allora, grazie a Paolo Magagnini, l'applauso è meritatissimo. E allora diamo il via alla parte del cerimoniale, la parte questa che chiamiamo istituzionale, dove chiamiamo un po' i vincitori con 4 chiacchiere. Saremo brevi però, come lo siamo stati nella prima parte della manifestazione. Sono felice di vedervi qua, felice di vedere voi ragazzi, i docenti, i dirigenti che hanno collaborato per l'iniziativa di questa 10ª edizione di un concorso nato non per caso, perché sin dall'inizio ci siamo posti l'obiettivo di evitare che i ragazzi dovessero spedire i loro testi, ma potessero invece farlo sul web, senza alcun costo, nella maniera più semplice e anche indipendentemente dalle scuole cui appartengono, perché in effetti la partecipazione può essere riservata anche da parte del ragazzo, inviandolo senza che magari l'insegnante o la scuola ne sappia nulla. Noi siamo felici oggi 2 volte di vedervi, perché forse non credevamo nemmeno con organizzatori e con noi il principale partner che è il Comune, di riuscire a portare a termine questa 10ª edizione. Un'edizione speciale proprio perché, come tutti i decennali, si è soliti magari festeggiare. Avremmo voluto farlo nel Teatro Persiani, perché avrebbe permesso di ospitare tutti insieme i vincitori, le loro famiglie, le classi di studenti che vengono magari per ricordare i loro amici, i loro compagni e conoscere la nostra città, la nostra Recanati. Lo scopo che ci siamo dati sin dall'inizio con questa iniziativa era quello appunto di divulgare la poetica leopardiana in ogni modo e farlo soprattutto con i giovani, perché noi crediamo nei giovani. Siete voi la vera forza che ci spinge ad andare avanti, siete voi il futuro della nostra società. Un bravo quindi per quello che avete fatto, soprattutto quest'anno, in condizioni difficili. Voi ragazzi delle superiori e voi dell'artistica, che siete riusciti, pur nel distanziamento sociale e costretti a casa, a realizzare dei lavori. I complimenti quest'anno vanno fatti proprio alla sezione C, alle sezioni superiori, perché in effetti gli elaborati, e con me concordano tutti i membri della commissione giudicatrice, è stato veramente notevole. La qualità dei testi c'era e soprattutto quello che noi chiediamo sempre ai ragazzi non era di conoscere Giacomo Leopardi, un idillio o meno, ma riuscire a riflettere su quelle tracce che vi abbiamo proposto. Tracce che non è facile scegliere di anno in anno, perché sceglieremo anche i momenti che stiamo vivendo, ma alla fine, con una scelta diplomatica, con quelle che sono le mie collaboratrici, i miei collaboratori, riusciamo bene o male a proporre qualcosa che stimoli soprattutto il desiderio dei giovani di scrivere, di raccontare se stessi, a volte magari mettendo in quel testo qualcosa che non hanno il coraggio di confessare in famiglia, ai loro insegnanti, ad altri. Capita così, e è capitato anche in passato, che magari certi testi non possono essere proposti e comunque scelti perché violano anche quello che è un po' il segreto familiare o certe situazioni particolari. Oggi siete qua, alcuni vincitori non sono potuti venire per libera scelta, altri perché magari bloccati nella loro regione, ma siamo comunque tutti qui a festeggiare un momento importante, un momento in cui riusciamo
a ritrovarci, ma non solo per ricevere un premio, ma l'attestazione del lavoro svolto. Avete fatto molti sacrifici anche per raggiungere la nostra Recanati. Spero che abbiate modo, se già non l'avete fatto, magari ieri, oggi o domani, di conoscerla al meglio. Potete visitare la Biblioteca Leopardiana con le nuove stanze appena aperte dove è vissuto Giacomo, e lì il vincitore, lo ripeto ancora una volta, avrà l'accesso gratuito a Casa Leopardi. I loro accompagnatori dovranno fare il corrispondente del biglietto, mentre tutto il nucleo familiare e gli accompagnatori potranno accedere liberamente e gratuitamente al sistema museo presso il parco di Villa Coloredo, dove si trovano appunto i musei civici, e lì l'intero accesso è gratuito. Abbiamo il Museo dell'Immigrazione, le opere dell'Otto e tantissime altre opere preziose. È un'occasione, si trova a 300 metri, quindi potete farlo tranquillamente andando a piedi al termine di questa manifestazione che, vi assicuro, nonostante le mie chiacchiere già troppe, sarà brevissima. Noi per le 13 scioglieremo le file, così avrete almeno a disposizione la vostra giornata, perché credo che lo scopo non sia solo uno, sia qui di tutti voi, delle famiglie, di stare nella nostra aula magna, vedere i figli premiati, ma anche un poterne approfittare per prendere una boccata d'aria. È una bellissima giornata, dicevamo prima, cogliamo quindi l'occasione per godercela appieno. E allora un ringraziamento mio va a tutti coloro che ci sostengono in questa iniziativa, agli sponsor, in primis il Comune di Recanati, rappresentato ora dall'assessore alle culture, turismo, c'è il microfono che ogni tanto fa le vizie, mi dicono, la Regione Marche che ha concesso il patrocinio, Sistema Museo Casa Leopardi, il gruppo Picini, la Tecnostampa, quindi la Eli, e poi la casa editrice La Favella, rappresentata da mia moglie, che è quella che poi consegnerà i premi ai ragazzi e che è quella che si sobbarca l'impegno più grande, perché è quello su cui cade l'organizzazione di questi 10 mesi di duro lavoro. La Fratelli Cuzzini, la ditta Clementoni, che molti di voi conoscono a livello nazionale e internazionale, la scuola Dante Alighieri di Recanati, il campus L'Infinito, ed ancora Effetto Luce, l'antica bottega amanuense, il più antico scrittorio d'Europa, ecco lei, che ha realizzato poi la pergamena che noi vi consegneremo, la ditta Cartolivini, la Stefinai, la banca di credito cooperativo di Recanati e Colmurano, qui rappresentata dall'ingegner Sandrino Bertini, il presidente dell'istituto, ed ancora il centro studi Danza Dudart, che poi ci darà un saggio della bravura delle sue ragazze, proprio un passaggio avanti visto il poco spazio a disposizione, ma si tratta di una chicca perché sono due ragazze che si sono presentate anche di recente alle audizioni all'Opera di Roma, e una di loro è stata addirittura prescelta, come pure a Milano qualche mese prima. E ancora un ringraziamento alla Frenesport, alla Eco, rappresentata qui oggi da Matteo Marinelli, e poi la Yucatan Viaggi. Un ringraziamento particolare all'artista ceramista Vanni Pierini, che ha messo a disposizione alcune sue realizzazioni e che riprendono l'antica arte della ceramica a Recanati, conosciutissima e meglio nota come quella dei vasari. Credo di aver detto molte cose, anzitutto che all'ingresso c'è l'opuscolo con tutti i testi dei vincitori, proprio per la massima trasparenza di questo concorso, perché così tutti gli altri possono leggere i lavori che hanno fatto e magari mettersi a confronto. Ci sarà sempre qualcuno che non riconoscerà magari il giudizio di una commissione che non ha un compito facile. Quest'anno in particolare, ma sin da abbiamo detto che avremmo premiato i primi 5, ma subito dopo gli ex aequo dal 6° al 15° posti tutti sullo stesso piano, per noi valgono quanto quelli dei vincitori. Oggi molti di questi vincitori non ci sono, noi approfitteremo, Covid permettendo, il prossimo anno, 10ª edizione, eventualmente per invitare coloro che oggi non sono potuti venire e quindi festeggiare magari insieme a quelli del 2021 al Teatro Persiani. È l'auguro che ci possiamo fare, e adesso, dopo l'augurio, cedo subito la parola al professore, la professoressa Rita Socio, da sempre impegnata con noi, prima in commissione, oltre che come rappresentante dell'istituzione che oggi ci ospita e che ci ha messo a disposizione l'aula magna del Comune, impossibilitati ad andare al teatro. A te, Rita.
Provo. Bene, grazie, buongiorno a tutti, benvenuti. Io porto i saluti anche del sindaco che era qui poco tempo fa, ma purtroppo adesso è dovuto andare a Lanci che rinnova i suoi organi e quindi è dovuto scappare. Cosa dire? Io intanto, come mi dispiace, mi ripeterò per chi c'era prima, ma sono veramente molto contenta di questo concorso che ogni anno, anzi adesso sono i 10 anni, quindi è una, hanno raggiunto questo, ormai questo concorso veramente un bel traguardo, e questo grazie ovviamente a Gabriele Magagnini che ogni anno veramente si impegna tantissimo, ma anche io ringrazio qui la commissione che è formata da insegnanti che veramente mettono a loro disposizione il loro tempo libero, quindi veramente vi ringrazio. Ringrazio tutti i ragazzi e le ragazze che sono presenti, che ovviamente verranno premiati, anche le loro famiglie. Benvenuti a Recanati. Recanati è città della cultura e città che ha dato i natali a Giacomo Leopardi. Noi siamo qui nell'Aula Magna, certo non siamo a teatro, ma siamo in questa splendida Aula Magna che, dovete sapere, è stata inaugurata nel 1898 da Giuseppe Carducci, che fece appunto la prima prolusione per le celebrazioni leopardiane che ogni anno qui a Recanati si tengono il 29 di giugno, che è il compleanno appunto di Giacomo. E ringrazio ovviamente tutti voi. Noi appunto dicevo che la cosa bella per chi viene a Recanati è il fatto di ritrovare i luoghi fisici dei Leopardi, perché qui noi abbiamo fuori dalla piazza, abbiamo la Torre del Borgo, poi più avanti la famosa torre, quella che avete fatto voi, dove avete studiato, che è appunto quella del passero solitario. Più avanti ancora troverete la piazzola del sabato del villaggio, che appunto a scuola tutti l'abbiamo studiata, e quindi andare proprio lì c'è un'emozione fortissima. E in più abbiamo il famosissimo Colle dell'Infinito. Nel 19 noi abbiamo celebrato i 200 anni di questa poesia, pensate un po', è stata proprio data una commissione ed è stata proprio realizzata una commissione dal MIBACT proprio per celebrare i 200 anni dalla stesura di questa poesia, che forse è una delle poesie più amate di Giacomo Leopardi. E in quell'occasione abbiamo anche riaperto il Colle, perché appunto, ripeto, il Colle dell'Infinito è un colle fisico dove si può andare e voi potete andare proprio fisicamente e trovare anche un museo sull'infinito. Questo è stato dato in gestione al FAI, quindi è bene FAI nazionale. Ricordo che ci sono poi le giornate del FAI, e quest'anno è stato dato, diciamo, in onore del Conte Vanni, che purtroppo ci ha lasciato, perché qui a Recanati noi dobbiamo ringraziare anche la famiglia Leopardi. Noi abbiamo gli eredi di Giacomo Leopardi che veramente si impegnano moltissimo a portare avanti il nome di Leopardi, ma anche il nome della poesia. C'è anche il Centro Nazionale di Studi Leopardiani, per chi volesse approfondire gli studi proprio sulla figura di Leopardi, e il Centro Mondiale della Poesia. Insomma, diciamo, di enti per quanto riguarda la poesia ne abbiamo tanti, però non dobbiamo dimenticare che abbiamo un altro figlio illustre che è Beniamino Gigli. Noi città della poesia ma anche città della musica, e forse Beniamino Gigli che ha portato la lirica un po' in tutto il mondo, perché ricordiamo che lui per più quasi 20 anni è stato al Metropolitan di New York, cantava al Metropolitan, e sono quest'anno proprio i 130 anni dal suo debutto, e quindi diciamo questo è un altro figlio illustre che noi portiamo avanti. E fra qualche settimana spero, riapriamo anche il Museo della Musica a lui dedicato e alla musica in genere, perché qui abbiamo anche un distretto musicale molto forte. Poi ai musei civici abbiamo Lorenzo Lotto, la fortuna di avere anche le opere di Lorenzo Lotto, che non è recanatese, veneto, ma è sicuramente uno dei protagonisti del Cinquecento, del Rinascimento italiano. Noi qui abbiamo, se è andato a vedere, veramente ne vale la pena vedere l'Annunciazione, che è sicuramente un quadro non tanto tecnicamente bello, perché è ovvio che è bello, ma c'è la pala del San Domenico che è sicuramente molto più bella, ma dal punto di vista iconografico ha una valenza, una modernità estrema. Pensate un po' che Lorenzo Lotto ha rappresentato l'Annunciazione, che quindi quando la Vergine arriva l'angelo e annuncia, che si spaventa. Quindi è una, diciamo, un modo di ritrarre che all'epoca
fece scalpore, perché, ripeto, a livello iconografico una vergine che si spaventa alla venuta dell'angelo non si è mai visto, è protagonista di tutta la tela, e un gatto che lo stesso si spaventa per la venuta appunto dell'angelo. Quindi una tela è di una modernità estrema che, ripeto, vale solo quella tela la visita al museo di Villa Coloredo. E in più abbiamo anche il museo regionale sull'emigrazione, perché non dobbiamo dimenticare che la nostra regione è stata una regione che ha moltissimi emigranti e sono andati un po' qui. Poi c'è anche Anna Poeta che potrebbe testimoniare, perché poi abbiamo tantissimi marchigiani all'estero che tornano nella nostra regione appunto per ricalcare un po' quelle che sono i loro avi e quello che hanno fatto. Quindi una cittadina piccola ma molto ricca. E in più però devo dire che questo è dovuto anche alle associazioni culturali che rendono anche il tessuto sociale molto vivace, tra cui appunto questo concorso che trovo importante sì per la città di Recanati, ma soprattutto per voi ragazzi e ragazze che ogni anno partecipate sempre più numerosi, un concorso nazionale che al centro mette la letteratura. Io dico sempre, i concorsi sono importanti, e lo dico anche un po' da insegnante, perché i ragazzi si confrontano con un tema reale, e quindi non è solo la lezione frontale fino a se stessa che serve, ma è anche un confrontarsi per mettersi in gioco, e quindi magari c'è un impegno in più da parte loro. E devo dire che, essendo anche nella giuria, ho visto la qualità molto molto alta, e visto anche le condizioni Covid che ci hanno tenuti tutti a casa, quindi frutto proprio di tutto il vostro pensiero e il vostro sapere, e vi devo fare veramente i complimenti per quello che avete prodotto. Non mi voglio dilungare oltre, veramente, quindi vi invito a visitare la nostra città, e perché no, si spera quindi il prossimo anno di ritornare a vivere una vita normale, ma anche il Covid ci può insegnare, perché secondo me questa situazione ha fatto sì che l'attenzione di tutti si spostasse anche verso la scuola, perché veramente dopo questa esperienza negativa però abbiamo capito quanto la scuola è importante non solo dal punto di vista di una trasmissione delle conoscenze, ma è la socialità che i nostri ragazzi e le nostre ragazze devono assolutamente vivere. La scuola, la DAD, quella che abbiamo fatto, non è scuola, quella è una scuola di emergenza, in un momento di emergenza si fa, ma la presenza fisica dell'insegnante, dei ragazzi e delle ragazze che stanno nella classe e appunto devono socializzare tra di loro, non la potrà mai sostituire nessuno. Quindi se vogliamo, almeno, ecco, hanno capito quanto la scuola è importante, spero che veramente si continui a pensare alla scuola come il fulcro di una nazione, perché loro saranno il nostro futuro. Grazie. Grazie assessore. Io cedo subito la parola a uno dei nostri principali sostenitori, l'Istituto di Credito Bancario, Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano, rappresentata dal presidente ingegner Sandrino Pertini, che sin dall'inizio ha creduto in noi. Grazie. Buongiorno a tutti, sono diversi anni che noi sosteniamo questa iniziativa, forse sin dall'inizio, io non me lo ricordo, ma credo di sì, perché crediamo che la cultura sia estremamente importante. Recanati è conosciuta in tutta Italia e forse che oltre, in parecchi paesi al mondo, perché grazie a Leopardi, ed è la città, diciamo, della poesia e della cultura. La cultura è importante, la dimostrazione siete voi che avete fatto parecchia strada anche da regioni abbastanza lontane per venire qui. Io credo che la società attuale debba un po' ripensarsi, nel senso che è sicuramente importante la crescita economica, il benessere, però serve anche il benessere dell'animo. L'assessora prima diceva: la cultura allunga la vita, il sapere allunga la vita, ma migliora anche la qualità della vita. Quindi la vita non è soltanto capacità e potere d'acquisto,
e anche circondarsi, diciamo, di cose piacevoli. La cultura e il sapere è una cosa estremamente piacevole, così come estremamente piacevole convivere in maniera armoniosa con l'ambiente. Cioè non possiamo pensare a una società che debba crescere a prescindere da tutto. Noi forse abbiamo fatto qualche sbaglio, nel senso che abbiamo voluto crescere in ogni modo, danneggiando l'ambiente. Voi ragazzi che siete giovani, cominciate a pensare in questi termini. La qualità della vita è fatta da quanto potete spendere, ma è fatta anche da che cosa vi circonda. Avere, diciamo, tanto verde attorno, acque pulite, aria pulita, è un valore assolutamente importante. La cultura è un altro grandissimo piacere, quindi questa è una manifestazione che io mi auguro non il prossimo anno, ma all'infinito possa andare avanti, anche oltre noi, perché comunque sia, diciamo, è un qualcosa che resta. Quindi buon lavoro a voi tutti e grazie di essere venuti a Recanati, perché per noi è un piacere ospitarvi. Grazie. Grazie Presidente. Cedo la parola allora a Riccardo Ficaravicini, rappresentante del Picini Group. Intanto grazie a tutti, grazie Gabriele per l'invito, per noi è sempre un piacere e un onore essere sponsor, partner di questo premio. Faccio una breve presentazione perché poi penso che il palcoscenico sia giusto lasciarlo ai vincitori, perché sono loro i protagonisti di oggi, noi siamo comprimati. Noi come gruppo editoriale siamo tra l'altro il primo gruppo editoriale per la scuola primaria in Italia e quindi siamo già da tempo al lavoro per migliorare il mondo della scuola, per cercare di dare un prodotto buono e positivo per la scuola. Vogliamo farlo anche per la scuola secondaria, che mi sembra siano i partecipanti di questa seconda fase del concorso. Io devo ringraziare i vincitori perché hanno dimostrato anche in questo periodo in cui tutto ci sembra brutto, scuro, negativo, che invece c'è ancora molto di buono, e molto di buono può essere dato solo se come scuole, come istituzioni, come case editrici ci impegniamo a portare avanti tre capisaldi, che devono essere la cultura, nel senso di sapere il sapere, di istruzione, cioè insegnare per comprendere e imparare per capire, e la creatività, per fare in modo che il nostro sapere diventi un qualcosa che all'atto pratico si trasformi in un progetto, un prodotto innovativo. Quindi io devo ringraziare voi soprattutto perché ci avete dimostrato che davvero c'è ancora molto di buono in cui sperare per il futuro. Grazie. Grazie Riccardo. E allora cediamo subito il microfono invece a Matteo Marinelli per l'Algam Eco. Eccolo. Salve. Anch'io rinnovo i ringraziamenti nei confronti di Gabriele, della Casetta degli Artisti, del Comune di Recanati. E volevo ancora dire quanto ci fa piacere essere partner di questo evento che in rappresentanza oggi di un'azienda che fa musica. Ovviamente mi sento molto legato ad una realtà culturale, ma soprattutto spinta dalla passione, perché cos'è che a un ragazzo ad un'età così giovane è spinto a dire ok, scrivo, ok, faccio un testo, partecipo a un concorso bellissimo di letteratura invece che magari andare a giocare a pallone, che naturalmente è una delle attività predilette a livello nazionale. Quindi è veramente ammirevole la capacità di una persona così giovane di abbracciare, di sposare una causa letteraria che, come dicevo prima, a livello culturale alimenta il benessere del nostro cervello. Quindi non è solamente il benessere fisico che ci porta a stare bene, ma come anche l'assessora prima, è anche quello mentale che ci porta al raggiungimento del piacere, del benessere, e concorsi come questo, la letteratura, la scrittura, sono proprio quelle fonti che ci portano al raggiungimento di tale obiettivo. Eco, rappresentante forse della,
della musica, della storia della musica in Italia. È veramente felice oggi di offrire degli strumenti a voi ragazzi che possano essere magari l'inizio di un nuovo percorso o la fortificazione di un percorso che già è in essere, perché naturalmente il fatto della musica abbinato alla poesia, alla scrittura, va a formare quello che tutti siamo abituati ad ascoltare in radio, sui CD, su Spotify adesso, che è appunto la canzone. La canzone che è questo bel connubio fra la musica, un'arte, cultura musicale, tutto quello che concerne, e la poesia, la scrittura e quello che è la cultura della letteratura, insomma. Grazie ragazzi, grazie ancora alla Casetta degli Artisti, Gabriele, in bocca al lupo a tutti i vincitori per il proprio futuro. Grazie Matteo, Agamego. Quest'anno per il decennale avevamo pensato anche ad un'ulteriore sezione da aggiungere a quelle previste, quella appunto riservata agli studenti di lingua italiana all'estero. Ne abbiamo parlato, discusso e concordato poi con la direttrice appunto del Campus dell'Infinito, Scuola Dante Alighieri, la professoressa Anna Poeti. Purtroppo quanto è accaduto ci ha tarpato le ali proprio all'inizio. È una proposta che vorremmo ripresentare il prossimo anno, se ci saremo tutti come ci auguriamo, ma questo lascio dirlo ad Anna Poeti. Grazie, benvenuti a tutti, buongiorno. Io sì, mi unisco ai ringraziamenti nei confronti della Casetta degli Artisti, del dottor Gabriele, del comune di Recanati e di tutti i presenti, e innanzitutto a voi ragazzi, alle vostre insegnanti, alle vostre famiglie, perché è bellissimo poter partecipare a un concorso letterario. Quest'anno per la 10ª edizione noi abbiamo raccolto l'invito di estendere il concorso anche ai nostri alunni. Chi sono i nostri alunni? Sono i discendenti dei milioni di italiani emigrati nel corso dei secoli un po' in tutto il mondo. Penso che ognuno di voi avrà uno zio, un lontano parente in Argentina, in Australia, in Canada, negli Stati Uniti. Ecco, ebbene, i figli, i nipoti di queste persone studiano, continuano a studiare l'italiano, sono tanto legati all'Italia e è un legame che ci onora, perché sono persone che vivono all'estero ma che si sentono italiani. Noi li conosciamo poco, ne parliamo poco, ma sono una grandissima ricchezza culturale per il nostro paese, quindi era anche un modo per far conoscere a voi ragazzi, a tutti quanti, questa bella realtà. La riproporremo sicuramente l'anno prossimo e è bello perché ecco, la cultura unisce le persone di tutto il mondo, e partecipare a questo concorso per voi ragazzi deve essere non soltanto una motivazione per continuare a studiare, ad interessarsi di letteratura, alla scrittura, ma anche un modo per vedere come non finisce l'interesse per la cultura quando finisce il periodo degli studi a scuola. Noi abbiamo alunni non solo della vostra età, ma anche che hanno 70, 80, 90 anni, ecco, persone che continuano a studiare nelle università, nelle associazioni, per tutta la vita. Oltre a loro io vorrei ringraziare anche gli organizzatori del concorso letterario, che sono persone, sono volontari, e anche questo è un bellissimo esempio. L'Italia è ricca di volontariato, ma affiancare alla propria attività lavorativa, all'attività di studente, un'attività nel volontariato, creare qualcosa, fare qualcosa per gli altri. E questa è la vera ricchezza, è quello che ci rimane per tutta la vita, che ci unisce e che ci dà anche la forza per continuare ad andare avanti in periodi come questo. È un periodo difficile, è così il tema del concorso, tu pensoso in disparte, il tutto miri. Ecco, adesso dobbiamo rimanere in disparte, ma facciamo tesoro di questo momento per riflettere, per studiare, per poi continuare sicuramente, speriamo presto, a vivere di nuovo in modo migliore, come diceva anche l'ingegnere, la nostra vita, il nostro ambiente e la nostra società. Quindi complimenti ragazzi, e davvero passate una bella giornata a Recanati e godetevi questa giornata con i vostri insegnanti e le vostre famiglie. Grazie.
Grazie Anna. Una domanda ai vincitori: le tracce vi sono piaciute quest'anno? Nessuno risponde. Le tracce proposte per voi della sezione C erano stimolanti? Mi sembra che ci sia una minoranza che tace. Allora, vi presento le due colpevoli della scelta, Giuditta e Anna, braccio destro e braccio sinistro, che hanno deciso di presentare queste tracce. Giuditta. Ma qua su, Giuditta, non ti sente nessuno, c'è una diretta streaming. Ti stanno vedendo in tutte le parti, pensa che cosa diranno di te adesso. Io e Anna, abbassalo per favore, siamo le sorelle cattive di Biancaneve. Perché? Perché proponiamo questi testi che secondo lui sono, siamo un termine moderno, tosti. Però di anno in anno vediamo che i vostri lavori migliorano sempre. Perché? C'è una capacità grande di riflessione in voi giovani, infatti riuscite a tirar fuori da questo testo una narrazione, infatti raccontà scrivendo, che non è il testo scolastico, ma è qualcosa di diverso, qualcosa che viene da dentro di voi. L'ha detto il Presidente, l'abbiamo ribadito prima, adesso continuerà la signora Anna. E questo crea un'emozione grande anche in noi che leggiamo, che vi conosciamo. L'emozione aumenta oggi, in questa giornata così bella, anche se così difficile, perché vediamo i vostri volti, diamo un volto anche ai testi che abbiamo letto, riletto, riletto, perché siamo, non so se per l'età o lo siamo state sempre un po' pignole, si dice qui. Vi dico alcune parole che usiamo nel nostro paese. Però siete riusciti a dare il meglio di voi e a darci anche oggi una grande emozione. Ci uniamo alla vostra soddisfazione, al piacere di essere qui e all'orgoglio dei vostri genitori. Grazie ragazzi. Buongiorno a tutti. Io sono 10 anni che faccio parte di questo concorso. E insieme a Giuditta, come diceva lei, per ben 10 anni siamo quelle che diamo i testi su cui voi poi vi cimentate e scrivete. E non è facile ogni anno scegliere l'argomento, scegliere la lirica adatta. Quest'anno io sono rimasta particolarmente colpita da una cosa: i vostri elaborati, soprattutto voi, questi delle scuole superiori, sono stati particolari, nel senso che abbiamo notato che voi vi siete messi più allo scoperto. Abbiamo notato che ognuno ha incominciato a scrivere da solo, a tu per tu con se stesso. Quindi avete aperto la vostra anima, avete aperto il vostro cuore. Mentre correggevamo questi compiti, mentre leggevamo questi compiti, a me è venuto in mente proprio Leopardi, anche voi come novelli leopardi da soli a tu per tu con la propria interiorità. Veramente un livello alto di elaborati. Nonostante Gabriele dice che ogni anno dobbiamo abbassare un po', darli più semplici, noi non siamo d'accordo di abbassare il livello, invece noi vogliamo alzarlo su, e notiamo che voi rispondete bene, quindi si vede che c'è della stoffa. Veramente complimenti ragazzi, ci avete emozionato, proprio intenerito. Grazie, vi faccio un applauso proprio, grazie. Grazie Giuditta, grazie Anna. Allora, abbiamo parlato proprio troppo, eh? Io vorrei intanto invitare, prima di un intermezzo che presentiamo oggi per la prima volta, nella prima fase non ci siamo riusciti perché le ragazze erano impegnate a scuola, io vorrei invitare la direttrice del Centro Studi Danza Ludart, Nicoletta Tubaldi, con due ragazze, Elena e Matilde, che hanno ottenuto proprio di recente, credo, anche un importante riconoscimento. Intanto
se vuoi presentare le ragazze, Nicoletta al Centro Studi Danza, che collabora con noi sin dall'inizio. Allora, queste sono le due allieve del nostro Centro Studi Danza, Elena e Matilde, che quest'anno hanno fatto l'audizione al Teatro dell'Opera, l'anno scorso al Teatro alla Scala, sono state ammesse entrambi, Matilde ha fatto la settimana di prova e invece Elena è stata proprio ammessa. Oggi facciamo una piccola esibizione su due variazioni, una presa da L'Uccellino Azzurro e l'altra la Bella, la Bambina. E vedrete insomma anche i progressi, loro sono molto carine e la danza fa parte, è un'arte insieme alla poesia e quindi diciamo noi partecipiamo ogni anno proprio per questo, perché è una forma artistica. Adesso loro fanno questa piccola esibizione e poi dopo un attimino parliamo anche di tutto il Centro Studi Danza.
perché la professoressa Dubaldi ci raggiunge per presentare brevemente il Centro Studi di Danza Ludart. Io, per ingannare il tempo, guadagnare qualche secondo, vorrei intanto ricordare tutti i vincitori di questa 10ª edizione del concorso letterario Raccontare Scrivendo. Partiamo dalle primarie. Vincitore assoluto Vittorio Giumbini, scuola primaria Lombardo Radice di Perugia. Nicola Zeni, scuola primaria Sebastiano Satta di Cuspini, Sardegna. Salvatore Restivo, scuola primaria Marconi di Trapani. Nicole Vogliacco, direzione didattica Castro Mediano di Lecce. Sara Agata Carbone, scuola primaria Paritara Malpighi Renzi di Cento. Poi gli ex aequo della sezione A: Giovanni Cambrini, primaria Anna Franca di Pesaro, Marco Marullo, Castro Mediano di Lecce, Martina Maltesi, primaria Marconi di Trapani, Alessandro Pivas, scuola primaria Sebastiano Satta di Cuspini, Giada Doloni, scuola primaria Malpighi di Cento Ferrara, Linda Guidi, scuola primaria di Gambettola, Forlì Cesena, Ilaria Carella, scuola primaria Pittura del Braccio, Recanati, Marta Giannieri, scuola primaria Roggiano Gravina, Altomonte, Cosenza, e Francesco Palermo, scuola primaria Roggiano Gravina, che avevo detto adesso, scusate, e Alex Paoloni, scuola primaria San Vito di Recanati. Per la sezione B, vincitrice assoluta della sezione Ginevra Matera, scuola secondaria paritaria Malpighi Renzi di Cento. Secondo, Matilde Cuscusa, Borgo Manero, Novara. Lucia Tribaldi, Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Sava, Taranto. Giulia Rocca, Istituto Comprensivo Giuseppe Giusti di Sinopoli, Agira, provincia di Enna. Alice Battagin, Istituto Comprensivo Vallemosso Pettinengo di Biella. Per i classifici lavorati dal 6° al 15° posto, Leonardo Panciroli, Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci Reggio Emilia, Sara Catena, Istituto Comprensivo Martin Luther King di Roma, Matteo Scibin, Scuola Toti di Musile di Piano Venezia, Alessio Scardasci, Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II di Capo d'Orlando, Messina, Chiara Jacopetti, Comprensivo Monte Carlo, Scuola Italo Calvino di Alto Pascio, Lucca, Benedetta Colzani, Scuola Secondaria Primo Grado di Nuraminis, Sud Sardegna, Francesca Dall'Acqua, Istituto Comprensivo di Codevigo, Arzer Grande di Padova, Filippo Di Cani, Istituto Comprensivo Calò di Ginosa di Taranto, Gioia Rebecca, Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Sava, Taranto, Vittoria Poeta, Istituto Comprensivo Badaloni, Scuola San Vito, Recanati. E allora, prima di passare a premiare i ragazzi, la sezione C, quelle che attendono maggiormente, Nicoletta, brevemente presentaci la tua iniziativa e la tua scuola. Allora, il Centro Studi Danza Ludart è dal 2008 che è aperto. Noi svolgiamo un lavoro amatoriale ma anche un lavoro professionale. Le due ragazzine fanno parte di un corso professionale di avviamento alla danza e quest'anno, ecco, sono state tutte e due, hanno partecipato all'audizione al Teatro dell'Opera e fanno concorsi. L'anno scorso sono state, prima del lockdown a febbraio, hanno partecipato al concorso a Firenze, Danza in Fiera, e poi hanno partecipato anche a dei concorsi di danza, ad esempio l'anno scorso a dicembre qui al Teatro alla Fenice, che era un concorso nazionale, hanno vinto delle borse di studio e Elena è arrivata terza nella sua categoria. Quindi abbiamo sia i corsi amatoriali aperti a tutti, dal gioco danza ai corsi di danza classica, seguendo un metodo Vaganova, il metodo russo, e poi in vari corsi il corso professionale. E ecco, prepariamo noi con un'equipe di insegnanti, prepariamo poi quelle ragazze, gli alunni alle audizioni. E questa per noi è stata una grande soddisfazione, e queste due ragazzine tutte e due quest'anno ammesse al Teatro dell'Opera è anche per loro una bella esperienza. E per loro, loro hanno 11 e 12 anni e quindi è stata anche un'esperienza fuori casa, perché una settimana sono state su a fine agosto, e anche un'esperienza proprio di vita. E
niente, noi siamo molto contenti come ogni anno di partecipare, vi dicevo prima, a questa iniziativa, a questo concorso, perché vi dicevo un po' la danza è un'arte, quindi si addice molto alla poesia, all'arte dello scrivere e per noi è importante partecipare. Grazie. Grazie Nicoletta. E allora basta con le chiacchiere, diamo inizio alla premiazione. A intervallare la sezione B e la C, io chiamo la famiglia Sdrovali, perché noi dallo scorso anno abbiamo istituito un premio speciale per il miglior testo fuori concorso, quindi non viene valutato nei 15 vincitori, né un ragazzo o una ragazza delle scuole medie. E per ricordare un ragazzo che una tremenda malattia ha portato via un po' di tempo fa. Io non l'ho conosciuto, ho imparato a conoscerlo e apprezzarlo dopo il dramma che ha colpito la sua famiglia, quando la scuola gli ha dedicato poi un'aula, siamo all'Istituto Comprensivo Giglia La Media Patrizi. L'ho conosciuto attraverso la famiglia Sdrovali. Stiamo parlando di Alexei, un ragazzo meraviglioso, un ragazzo che aveva davanti a sé un futuro radioso, brillante, un ragazzo buono, sempre pronto ad aiutare tutti, uno di quelli che ogni famiglia vorrebbe avere. Un destino crudele si è abbattuto però su di lui e sulla sua famiglia, che è stata vicino in ogni momento, con lui ha lottato per tanti mesi, in tutte le sedi, hanno provato di tutto, però nel libro del destino c'era scritto purtroppo che Alexei se ne sarebbe andato. Se n'è andato, ma di lui, in tutti coloro che l'hanno conosciuto in un modo o nell'altro, io ve l'ho detto, non l'ho conosciuto di persona, ma attraverso le zie, i nonni, la famiglia, che veramente oggi con me ha condiviso l'idea di rendere imperituro il ricordo di Alexei. Lo facciamo in una maniera semplice, però sinceramente speriamo che questo, anche a distanza di ogni anno, serva di insegnamento per gli altri ragazzi, perché da lui prendano esempio, perché poi non sta a me dirlo. Io adesso invito la famiglia Sdrovali, che verrà poi a consegnare il premio a una ragazza di Recanati, è un premio bellissimo, è un premio denaro, ma noi non vi diciamo quanto, lo prende la ragazza, è una somma messa a disposizione interamente dalla famiglia, noi ci associamo naturalmente come la casetta degli artisti, perché l'abbiamo voluta questa iniziativa, l'ho voluta personalmente, ricordo che con la zia Alessandra ci siamo sentiti tante volte, all'inizio forse eravamo anche un po' titubanti su come presentarla, poi abbiamo detto il modo migliore per presentarla è far sì di scegliere quello che consideriamo l'elaborato fuori dalle righe, l'elaborato diverso per forza. Noi speriamo di non aver sbagliato, ma con tutta la commissione ci siamo ritrovati una volta tanto all'unanimità. Oggi, dico, è il secondo anno e emoziona pensare a quel ragazzo, quello che poteva essere il figlio e il nipote di tutti noi. Il ricordo più bello è intanto pensare a lui, guardare questa immagine, ce n'è un'altra ancora dietro di me, se il cameraman cortesemente ce la può cambiare. Viso che esprime forse tutta la gioia, tutta la forza che aveva dentro di lui. Alexei non c'è più, ci resta il ricordo e quello noi non lo dimenticheremo mai. In un modo o nell'altro noi come casetta degli artisti e credo la famiglia, invito quindi le zie, Alessandra, Lucia, mi sembra i nomi, scusate, non li ricordo tutti, a venire qui davanti a noi per la consegna di questo Memorial Alexei Sdrovali. Io chiamo quindi la ragazza di Recanati, Eloise Mafia.
Alessandra, se vi volete puoi accomodare un attimo per ricordarlo vicino a te. Il premio glielo diamo dopo, glielo facciamo desiderare. Buongiorno a tutti. Desidero innanzitutto ringraziare il dottor Magagnini e la commissione per aver voluto istituire questo premio speciale a memoria del nostro indimenticabile Alexei, che purtroppo ci ha lasciati a soli 15 anni. Questa occasione ci dà l'opportunità di ricordare le eccezionali qualità umane e intellettuali di Alexei, che l'hanno portato a distinguersi in ogni ambito, lasciando un segno indelebile del suo passaggio. Alexei non c'è più, ma la sua presenza spirituale è molto forte, così come è forte il messaggio che lascia ai giovani come lui, espresso dai valori che hanno sempre guidato i suoi comportamenti e le sue scelte. Valori come la forza, il coraggio e la generosità di fronte alle avversità, l'amore per la famiglia, la dedizione allo studio e allo sport, l'amicizia e la solidarietà verso i compagni. Questo premio è un modo speciale di onorare la sua memoria. Se Eloise si avvicina, volevo. A nome di Alexei ho il piacere di premiare Eloise Maffia per il suo componimento personale sul valore della solitudine. Complimenti Eloise. Condividiamo la tua opinione sulla solitudine come momento di intima riflessione e opportunità di crescita spirituale. Ti esprimi con fluidità ed eleganza e dimostri una profondità di pensiero e capacità critica non comune alla tua età. Eloise, questo è per te. Grazie. Con i complimenti della mia famiglia e i miei, ancora tante congratulazioni, continua così. Non so se vuoi dire qualcosa, va bene così. Sì. Bene, bravissima. Grazie. Complimenti, continua così. Alessandra, se volete fare una foto con le sorelle e aspetta Luise, la pergamena di Malli su questa, però te la metto a disposizione della casetta degli artisti. Tanti rallegramenti, bravissima. Aspetta, se volete. Grazie alla famiglia Sgrubali e andiamo avanti adesso con la benedizione ufficiale della sezione C. Prima intanto, per non dimenticarmi perché purtroppo non sono potuti essere presenti, ricordo che il premio per la scuola più numerosa va per la sezione A alla direzione didattica di Castro Mediano del quarto circolo di Lecce, mentre poi sarà presente, credo, l'insegnante di Villa San Martino, scuola secondaria di primo grado Manzoni, per la sezione superiori, liceo classico Galileo di Firenze. Gli insegnanti premiati, Antonia Martina di Lecce, Naike Viviani del collegio Immacolata di Conegliano Treviso ed Eleonora Muratori, liceo classico Galileo di Firenze. Andiamo allora con la parte più attesa da quelli che oggi sono i nostri ospiti. Attestato di merito per la sezione C a Lucia Cancellieri, che invito. Vogliamo farlo consigliere davanti di uno di voi, così facciamo rotazione? Sempre classificati al sesto posto, al quindicesimo ex aequo, non c'è graduatoria, non facciamo discriminazioni, Cecilia Clelia. Buongiorno.
Cecilia Grele, diamo anche la provenienza della scuola, liceo artistico Caravaggio di Roma. Premia il presidente. Devono... tutti coloro che ricevono il diploma poi passaggio per il ritiro dei premi. Aurora D'Alessandro, liceo artistico musicale Pazzaglia di Lucca, premia l'assessore Rita Socio. Attestato di merito rilasciato ad Agnese Iori, Istituto di Istruzione Superiore Tonino Guerra di Nova Feltria di Rimini. Premia Riccardo Ferrabicini. Attestato di merito a Flavia Lupattelli, liceo linguistico Mirossi di Nepi, Viterbo. Premia Matteo Marinelli. Attestato di merito rilasciato a Giada Marcelletti, liceo classico Giacomo Leopardi, Recanati. Premio Antonella Magini, membro della commissione. Un attimo, lo diamo, te lo consegna il membro della commissione. Un attimo, fate una foto. Attestato di merito rilasciato a Lisa Pavani, liceo scientifico Carlo Iucci di Rieti. Premia Giuditta. Attestato di merito rilasciato a Maria Chiara Sisi, licei Giovanni da San Giovanni, Arezzo. Premia Anna Maio. Allora, per far felici coloro che ci seguono in diretta streaming, ricordo i nomi di tutti i vincitori, anche dei due che oggi non sono presenti, classificati dal sesto al quindicesimo posto. Ricordo tutti: Cecilia Clelia, Silvia Bruno, Lucia Cancellieri, Aurora D'Alessandro, Valentina Ferretti, Agnese Iori, Flavia Lupattelli, Giada Marcelletti, Lisa Pavani, Maria Chiara Sisi. E allora, invitando intanto della commissione ad alzarsi Rosita Roncaglia, andiamo a presentare la quinta classificata, Tania Rosi, liceo scientifico Fermi di Cosenza. De-
Devo fare una precisazione che non cambi niente la tua vita. L'antica bottega amanuense che ha redatto la pergamena ti vuole molto bene, tanto è vero, anziché scrivere quinta classificata ha messo quarto classificato. Credo che ci si guadagni, nient'altro. Allora, l'attestato. Il Presidente ti consegna anche questa busta, che forse è bene conservare, e poi passare a ritirare i premi. Silvia Bruno, Liceo Classico Campanella di Reggio Calabria, non so se è presente in aula. No. Passiamo allora al terzo classificato della sezione C. Martina Cosentino, Liceo Scientifico Sforza di Cosenza. Premia l'assessore socio. Complimenti anche a Martina. Siamo in alto. Seconda classificata della sezione C, Matilde Borgatti, Liceo Classico Cevolani, 100 Ferrara. Premia l'ingegner Bertini. Siamo alla vincitrice assoluta della sezione, mi prendo l'onore di premiarla, Laura Galoppo, Liceo Classico Muratori San Carlo, Modena. Rallegramenti. Cerco qualcos'altro, non li volevo dare quest'anno i soggiorni, non si muove nessuno. Laura, accetti questo piccolo presente? In una capitale europea entro 20 giorni ci devi andare però. No, sto scherzando, hanno tempo fino a tutto il 2021. Potete scegliere o comunque, parlando con l'agenzia di viaggi, decidere se eventualmente convertire quel soggiorno in un altro posto in Italia o altrove. Grazie e rallegramenti per Laura. E siamo arrivati agli ultimi premiati, abbiamo rispettato i tempi, quasi in anticipo, l'avevo detto per le 13, vi lasciamo tutti i libri. È il momento della sezione d'arti varie. Anche questa ormai è una sezione che si è consolidata, pur non essendo partita dal primo anno. Qui partecipano i ragazzini dalle scuole dell'infanzia. Quest'anno purtroppo la sezione non ha potuto lavorare perché ero per i motivi ben noti. Ma qui da 0 a 100 anni si può partecipare in qualsiasi forma di arte. E allora andiamo a premiare i quinti classificati a un ex aequo, è il Castro Mediano di Lecce e il Villaggio delle Ginestre, che però non potevano essere presenti oggi, ce ne dispiace, quindi gli attestati li consegneremo. Bravi comunque. E andiamo allora, quarto classificato, Mattia Maestri, Cesena.
premia Riccardo. Gli diamo anche la busta, eh? Riccardo, scusa, anche la busta. Quanto classifica il risultato, diciamo, Mattia Maestri di Cesena, che ti ha aiutato per girare il video. Se non sbaglio era un video, quando suonavi, eri in mezzo ai campi, non hai fatto il lockdown, eh? Simpaticissimo. Grazie Mattia, puoi andare a ritirare i premi. Passiamo al terzo classificato. Davide Losito, Istituto di Istruzione Superiore Copernico Carpegiani di Fornara, premio Anna Poti. E il vincitore col quale mi è stato più difficile interloquire per comunicargli la vincita, non lo trovavamo mai. Non c'era un telefono, però alla fine con una mail l'abbiamo raggiunto. Non è interessato a questo, è interessato ai premi, mi sembra. Grazie Davide, rallegramenti. Non senti, peggio di me. E allora andiamo a premiare un plesso che si è organizzato anche durante il lockdown e ha realizzato un lavoro simpaticissimo. È il plesso Pittura del Braccio, Istituto Comprensivo Cigli di Recanati. Premia l'assessore. Allora, siamo arrivati quasi alla fine. Infatti mi manca un attestato, sicuramente. Vediamo un po'. Ma non ce l'ho, l'avevo già data al presidente. L'età, purtroppo, forse la stanchezza, poco sotto. Allora, vincitore assoluto della sezione S, Leonardo Micozzi di Caldarola. Premio all'ingegner Sandrino Bertini. C'è. Grazie a Leonardo per il suo lavoro. Ah, Leonardo, c'è anche un altro pensierino, eh. Grazie. E per le scuole è rimasto da assegnare la pergamena alla, per la sezione B, scuola secondaria primo grado Manzoni, istituto comprensivo Villa San Martino, Pesaro Urbino. Chi premia? Anna? Rallegramenti anche a Villa San Martino per l'impegno profuso per gli elaborati inviati. L'insegnante poi è pregato di passare di là per l'impegno. Io credo che a questo punto, per la vostra gioia, possiamo dire anche chiusa questa decima edizione di Raccontare Scrivendo.
spero che almeno ci ricordiate per questa giornata che abbiamo passato insieme, o questa ora, chiamatela come volete, ma preferiamo che voi possiate conoscere la città, muovervi liberamente e visitare i luoghi più significativi. Seguiteci sul profilo Facebook, seguiteci sul sito, potete anche mettere dei post negativi su di noi, non c'è nessun problema, siamo aperti a tutte le critiche, nessun problema, davvero. Grazie, grazie per aver partecipato, spero che il prossimo anno di ritrovarvi ancora, magari con chi ha finito le scuole superiori, con lavoro artistico o meno, e grazie perché con le vostre famiglie ci avete regalato oggi un momento bello, in questo periodo difficile anche poter stare un'ora insieme pur a distanza è comunque sia piacevole e indimenticabile. Grazie alla famiglia Sruvoli ancora una volta per il premio speciale che ha ricevuto Luis Mafia, e a questo punto che dire, buona giornata a tutti e buon fine settimana. Grazie alla commissione, grazie agli ospiti e appuntamento al 2021.